Continuano ad incrociare le braccia perché vogliono essere pagati e soprattutto vogliono sapere che ne sarà di loro. Ad Anagni, in un territorio già martoriato dalla crisi economica, a protestare questa volta sono gli operai della Siderpalli e della Eurozinco. Entrambe le aziende fanno capo a Palitalia. Il problema non è dato dalle mancanze di commesse, che al contrario ci sono, bensì dalla governance della stessa società. Non c'è infatti una CDA, nessuno dunque ad esempio ha potere di firma o può pagare i fornitori. L'azienda adesso versa in concordato preventivo e attualmente non ha una governance perché il CDA è venuto a decadere. È un CDA formato da tre soggetti, i quali adesso ne è rimasto uno soltanto, che è la proprietà, che però non ha potere di deliberare. Noi pure avendo delle commesse e per dicembre abbiamo, diciamo, in prospettiva un fatturato di 1.400.000 euro, non possiamo far fronte ai lavori pure perché i fornitori hanno bloccato in entrata tutti i loro prodotti, perché purtroppo non avendoci una governance non possiamo adempiere ai pagamenti dei fornitori, e in quanto siamo in concordato preventivo da 3 anni. E in questo momento la proprietà si è arroccata sulle proprie posizioni. La situazione per gli operai di Siderpalli ed Eurozinco è davvero paradossale. Ci troviamo qui fuori a scioperare per lo stipendio. Abbiamo delle commesse, abbiamo il lavoro, ma l'azienda, facendo cadere il CDA, ci ha messo in difficoltà, non pagando i fornitori, non adempiendo ai loro obblighi, ci hanno costretto a stare qui fuori e non sapere il nostro futuro. Nonostante che siamo in cassa integrazione da poche settimane, perché fino a poco tempo fa noi stavamo in solidarietà, e le commesse stanno aumentando e facciamo anche doppio turno, non tutte le settimane, ma il lavoro è aumentato. E noi chiediamo che si formi immediatamente il CDA, che ci dia delle risposte a noi e alle nostre famiglie, perché così non possiamo più andare avanti, siamo in difficoltà.